dal lungomare di Laigueglia. Gentili signore e signori, bentornati, buon anno ciclistico a tutti con l'apertura del calendario italiano, con l'apertura di una nuova stagione per quanto riguarda la Ciclismo Cup 2018. Il trofeo Laigueglia festeggia appunto, come abbiamo detto, la sua 55esima edizione. Questa località baciata dal sole appunto in questa giornata, una località che ha tante eccellenze, tra le quali anche la bella chiesa barocca di San Matteo con i suoi due campanili, con le cupole in maiolica, e poi questo lungomare, il bastione di difesa, l'ultimo tra quelli rimasti che hanno caratterizzato appunto la storia di questa località, un bastione del Cinquecento, e poi il centro storico, che è un po' la perla appunto di questa piccola località. Sono poco meno di 1800 gli abitanti di Laigueglia, una Laigueglia che è famosa nel mondo dello sport e non solo grazie a questa classica. Nella giornata precedente al trofeo Laigueglia appunto è stata scoperta anche una piastrella dedicata a Michele Scarponi sul celebre muretto dei ciclisti, la firma del foglio di partenza con la nazionale italiana. Abbiamo visto pochi istanti fa Moreno Moser, vediamo Brambilla, quindi Federico Burchio, sono tra i professionisti, tra le file della formazione diretta oggi da Marino Amadori. Il terzo professionista è proprio Nicolò Bonifazio, e poi appunto dei giovani particolarmente interessanti come Mattia Bais, Giacomo Garavaglia, Cesare Grodizchi e appunto Federico Burchio, che abbiamo visto pochi istanti fa. Riparte la Ciclismo Cup, il campionato italiano a squadre. Intanto Mauro Finetto sta firmando per quanto riguarda la Delco Marseille, lui che si era classificato in terza posizione un anno fa in questa prova. Ciclismo Cup che nell'edizione 2017 aveva visto imporsi Landroni, Giocattoli, Sidermec, intanto anche alcune premiazioni da parte dell'amministrazione comunale pochi istanti prima della partenza, ed eccoci proprio con la squadra campione d'Italia alla firma del foglio di partenza. Androni, Giocattoli, Sidermec, che appunto si presenta al via come una delle rappresentative da tenere maggiormente d'occhio in questa giornata. Sylvain Dillet, eccolo il vincitore della tappa di Terme Louisiane al Giro d'Italia della passata stagione, campione nazionale della Svizzera, lo scorso anno difendeva i colori della BMC, quest'anno è in forza alla Jeu d'Auxerre, la Mondiale. E poi tante novità, il debutto per quanto riguarda l'ABS Carrera Gavardo, tante le formazioni al via, 22 le squadre che stanno partecipando a questa edizione del trofeo Laigueglia 2018. Dicevamo, riparte la Ciclismo Cup, riparte questa importante manifestazione voluta dalla Lega Ciclismo Professionistico, che anche quest'anno vedrà tante manifestazioni con sintesi importanti e tante manifestazioni in diretta. Andremo poi ad illustrare quelli che sono i programmi, che saranno i programmi televisivi per quanto riguarda la stagione 2018. Intanto il percorso ricalca quello delle ultime edizioni, ma ci sono anche alcune novità. Dicevamo, dopo le operazioni preliminari ci sarà un tratto in linea, e poi le novità riguardano soprattutto il finale. Nella passata stagione, dopo il passaggio al testico, il passaggio da Villanova dal Benga, i corridori dovevano affrontare tre giri con l'ascesa a Colla Micheri, quest'anno saranno quattro le tornate conclusive da affrontare per quanto riguarda questa edizione del trofeo Laigueglia. Appunto, abbiamo detto, la chiesa di San Matteo a fare bella mostra con queste belle immagini che ci sono state proposte dall'elicottero pochi istanti prima della partenza, partenza che ha visto il gruppo attraversare proprio il centro abitato di Laigueglia nelle prime fasi di gara, in quello che viene comunemente chiamato tratto di trasferimento. Siamo sulla riviera ligure di Ponente, quel tratto che più ampiamente va da Genova a Ventimiglia, con
quella che è una classica nobile del calendario italiano e non solo, quello che è uno degli appuntamenti principali per quanto riguarda il ciclismo a livello internazionale. Quest'anno tra l'altro il Trofeo La Iguella è tornato ad aprire la stagione in Italia e lo fa con diversi elementi di particolare interesse. Tanti gli atleti al via, 141 i protagonisti che appunto stanno muovendo le prime pedalate. Adriano Amici, intanto il patron del gruppo sportivo Emilia, al quale è affidata la parte tecnico-organizzativa di questa manifestazione, sta sovrintendendo tutte le operazioni che ci porteranno poi alla partenza ufficiale. Via Roma, sulla via Aurelia, sta ospitando quindi il via dell'edizione numero 55 del Trofeo La Iguella. Abbiamo visto il primo cittadino Franco Maglione con gli altri rappresentanti dell'amministrazione comunale, eccolo proprio con il consigliere con delega allo sport Lino Bersani, con il presidente del consiglio comunale Roberto Sasso Dalverme e con Adriano Amici a dare il via ufficialmente a questa nuova avventura, ad aprire la Ciclismo Cup 2018, ad aprire la Challenge Liguria, perché da quest'anno, anche grazie al prezioso apporto della Regione Liguria, è stata istituita questa speciale challenge che terrà conto dei piazzamenti che i corridori andranno ad ottenere nelle due gare che si disputeranno appunto in questa regione, il Trofeo La Iguella e il Giro dell'Appennino, che è in programma il prossimo 22 aprile. Dicevamo, una giornata baciata dal sole, una giornata particolarmente importante, con tante iniziative collaterali che hanno caratterizzato anche le giornate precedenti all'edizione 2018 del Trofeo La Iguella. La presenza ormai diventata una costante del pullman azzurro, dei rappresentanti della polizia stradale e poi iniziative legate al ciclismo storico con i rappresentanti del Giro d'Italia d'epoca. Insomma, un Trofeo La Iguella che non è solo ed esclusivamente un momento sportivo, ma che è un momento per andare ad abbracciare la cultura, per andare ad abbracciare la storia di questa manifestazione anche attraverso una mostra molto molto interessante curata da Roberto Schiavon. Trofeo La Iguella, 55 edizioni, 963 squadre, 9126 atleti. Con la nostra sintesi siamo intanto a due tornate dalla conclusione. Diciamo che nelle prime fasi di gara il Trofeo La Iguella si è sviluppato intorno ad un'azione che ha visto come protagonisti il francese Julien Alfares della Delco Marseille, il danese Audun Sarflotten del team Virtus Cycling e il toscano Francesco Bettini della D'Amico Utensil Nord, nipote tra l'altro dell'olimpionico Paolo Bettini. Nel finale è stato lo svizzero Sylvain Dillet a rompere gli indugi dopo il ricongiungimento con i battistrada, con i tre battistrada che avevano anche raggiunto un vantaggio massimo di oltre 9 minuti. Siamo intanto al secondo dei quattro passaggi a Colla Micheri, una salita di 2 km 600 metri con una pendenza media del 6,2%, 162 metri di dislivello. La costante del Trofeo La Iguella di quest'anno, ma anche delle ultime edizioni, è stato il pubblico che foltissimo, come sempre, si è dato appuntamento qui nella Riviera Ligure di Ponente per assistere a quello che è sicuramente uno degli eventi più importanti del panorama italiano. 21 km, 400 metri alla conclusione, c'è la bella azione intanto di Sylvain Dillet, che lo ricordiamo vincitore della tappa di Terme Luigiane all'ultima edizione del Giro d'Italia, campione nazionale svizzero, è un passista tra l'altro molto molto forte nel corso della propria carriera. Tra l'altro Dillet ha conquistato anche titoli importanti su pista nell'inseguimento individuale, quindi è un corridore che però in questo caso dovrebbe essere a disposizione della propria squadra, della AG2R La Mondiale. Ma intanto sono gli uomini
dell'Androni Giocattoli Sidermec, nello specifico è Fausto Masnada ad imprimere un ritmo impressionante nel gruppetto alle spalle. Logicamente di questo gruppetto facevano parte quattro corridori della AG2R La Mondiale, oltre a Die, si tratta di Chevrier, Dupont, Jarigui e Cherel, mentre l'altra squadra più rappresentata nel gruppetto all'inseguimento era proprio l'Androni Giocattoli Sidermec, con Cattaneo, Ballerini, Frapporti, Gavazzi e Masnada. Die ci sembra affrontare questo tratto in salita con una pedalata un po' appesantita, almeno in questi frangenti di corsa. Trofeo La Iguelia che ricorda anche personaggi importanti, con personaggi importanti che hanno contribuito a rendere grande questa corsa. Il premio combattività ricorderà il dottor Giuliano Giuseppe, poi il Memorial Pino Villa e il Memorial Diego Pellegrini, che andrà al miglior scalatore appunto di questa edizione del trofeo La Iguelia. Comune in cabina di regia, comune che ha affidato ad Adriano Amici e al suo gruppo sportivo Emilia la parte tecnica. Ricordiamo appunto le importanti trasmissioni che ci accompagneranno nel corso di questa stagione, anche grazie all'impegno, al grande impegno della PMG Sport, che sulle proprie piattaforme andrà a diffondere le immagini del trofeo La Iguelia, oltre che su numerosi siti internet, su numerose testate. La prossima prova in programma sarà il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano, che sarà proposto tra l'altro in diretta nelle sue fasi conclusive. Così come, e questa è una bella novità, sarà trasmesso in diretta anche il 20° trofeo Alfredo Binda, una prova di Coppa del Mondo per quanto riguarda il ciclismo femminile. Ancora Sylvain Die al comando, minimo il suo vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, anzi sta ormai per chiudersi, per andare ad esaurirsi questa azione. Ancora con Masnada al comando, quindi abbiamo visto Dupont in seconda posizione. Tra gli altri atleti nelle prime posizioni del gruppo abbiamo visto Talman, quindi si intravede Moser, eccoci proprio con Dupont che va ad affiancare Masnada non appena è avvenuto il ricongiungimento. Abbiamo intravisto la sagoma tra l'altro anche di Francesco Gavazzi, che è uno dei corridori che per due volte si è piazzato in questa prova, quindi è un corridore particolarmente legato. Eccoci quindi con una panoramica del gruppetto di testa, abbiamo visto anche Jarigui, c'è Gianluca Brambilla, quindi abbiamo già ricordato in precedenza i rappresentanti di queste due formazioni che sono appunto le più presenti nel gruppetto al comando, ora con Hubert Dupont a scandire il ritmo. Quindi troviamo anche Kelvin Watson dell'Acqua Blu Sport, oltre all'atleta Kasper Asgren del team Virtu Cycling, una squadra danese. Attenzione perché anche Asgren, che è il corridore proprio inquadrato in questo istante con il dorsale 201, è un altro passista particolarmente forte. Lo scorso anno ha vinto il titolo di campione europeo della prova a cronometro, ha vinto gare su strada e sta dimostrando di avere anche una buona tenuta. Abbiamo intravisto anche la maglia bianca della MGKVis Vega di Paolo Totò. Si sale ancora, c'è la bella azione dello svizzero Roland Talman che sta per scollinare in prima posizione al Gran Premio della Montagna. Ricordiamo, è il penultimo Gran Premio della Montagna. Come prevedibile, Sylvain Die è in difficoltà in queste fasi di corsa. C'è praticamente uno sprint che dovrebbe aver visto transitare in prima posizione Hubert Dupont. Intanto si sta spegnendo la luce per Sylvain Die, che si era messo letteralmente a disposizione della propria squadra. Ed eccoci proprio con il momento dello scollinamento. No, è stato proprio Talman che è riuscito a precedere di pochissimo il portacolori della AG2R La Mondiale. Lì dietro abbiamo visto Gavazzi e Moser. Inizia il tratto di veloce discesa. Abbiamo detto, intanto abbiamo al comando questo gruppetto di una quindicina di unità. È una gara che
ha una storia importante, una gara che è nata nel 1963, almeno la prima idea di istituire questa manifestazione, quando proprio l'azienda autonoma di soggiorno, questo il nome originariamente di quelle che sono oggi le aziende del turismo, presieduta da Giancarlo Grassino, cercava un'idea per cercare di proporre il turismo anche nei mesi invernali in questa località. Nacque poi l'idea del Trofeo La Iguaglia anche grazie alla presenza in questa località di Pino Villa. Pino Villa è stato il direttore sportivo di Charlie Gaul, grande campione che era solito allenarsi da queste parti. Diciamo, da cosa nasce cosa, perché non creare una manifestazione ciclistica in questo territorio? Allora si iniziò a lavorare, la macchina organizzativa si mise subito in moto, con grazie appunto a Grassino che abbiamo citato in precedenza, grazie ad un'altra figura particolarmente importante come Beniamino Schiavoni. Insomma, vennero attuati tutti i contatti, vennero avviati tutti i contatti, e l'anno successivo appunto nacque questa bella manifestazione. Una bella manifestazione che apre, come abbiamo detto, quest'anno la Ciclismo Cup, la speciale challenge voluta dalla Lega Ciclismo Professionistico, che premierà poi la società vincitrice, tra l'altro Ciclismo Cup, campionato italiano a squadre al quale partecipano i gruppi sportivi World Team, Professional e Continental italiane, o che abbiano comunque all'interno delle proprie fila per la maggioranza corridori appunto italiani, e raggruppa tutte le prove logicamente italiane di classe HC e 1, di classe 1 incluse nello Europe Tour. Vengono assegnati appunto dei punteggi. Intanto abbiamo visto affrontare la discesa forse ad una velocità un po' troppo elevata, Jaregui, che è riuscito, tra l'altro bravissimo l'atleta francese, a rimanere in piedi aiutandosi con il piede che gli ha fatto un po' da vela, da timone nell'affrontare questa curva. Intanto siamo a 16 km 500 metri dalla conclusione, l'Albodoro vede Fabio Fellini imporsi su questo traguardo nel 2017 con la maglia della nazionale italiana. Abbiamo detto nazionale italiana che è presente anche a questa edizione ed è presente lì davanti proprio con Gianluca Brambilla. Dicevamo, un calendario particolarmente intenso che vedrà un grande impegno, come abbiamo detto, della PMG Sport nel produrre, nel proporre le immagini di queste gare della Ciclismo Cup. Saranno 16 le manifestazioni che saranno proposte in diretta. Abbiamo detto della bella novità del trofeo Binda per quanto riguarda appunto il movimento femminile. Ci sarà anche il Giro d'Italia Under 23 in questo pacchetto di trasmissioni, quindi un movimento ciclistico in Italia che si va ad arricchire di ulteriore entusiasmo, di ulteriori spunti di riflessione e soprattutto di grandissime novità. Insomma, si parte nel migliore dei modi. Una bella immagine ora del portacolori della San Gemini MG Capavis Vega Paolo Totò. Intanto si sta frazionando questo gruppetto, vediamo di abbiamo visto Baggioli, quindi ci sono altri atleti che sono segnalati ad un minuto di ritardo. Matteo Busato, Villar Trestina, Sella Italia si volta per controllare la situazione. Questi sono i corridori, sono i corridori che stanno rientrando sulla testa e che si apprestano ad infoltire il gruppetto al comando, quando ormai mancano una quindicina di chilometri al termine. A fare la voce grossa, almeno in queste fasi di corsa, sono i portacolori della Age d'Uzer La Mondiale. Gianluca Brambilla va a chiudere proprio in questo istante, sta per iniziare l'ultimo giro. Staremo a vedere se l'introduzione di una ulteriore tornata nelle fasi conclusive andrà a cambiare quelle che sono un po' le dinamiche all'interno del gruppo, le dinamiche per quanto riguarda lo svolgimento di questa prova. Intanto si prosegue
con questa azione sono rientrati, abbiamo visto in precedenza anche Combò e Finetto, era rientrato Bagioli della Nippo Vini Fantini Europa Ovini, era rientrato anche Busato, sono 16 gli uomini al comando e che tra pochi istanti, eccoli, vanno ora ad imboccare l'Aurelia in direzione l'Aigueglia, tra poco ci sarà l'ascesa Capomele, la veloce discesa e poi l'ultima tornata che porterà appunto il gruppetto ad affrontare per l'ultima volta la salita a Colla Micheri. 14 km 700 metri, ormai sembra essere decisa in questo gruppetto, questa edizione 2018 del Trofeo L'Aigueglia, anche perché alle spalle il gruppetto dei più immediati inseguitori viene segnalato ancora più in ritardo rispetto a prima. In precedenza era un minuto, ora intorno al minuto e 10, minuto e 15 secondi. Eccoci intanto proprio con il gruppetto di testa, abbiamo visto anche Ben Hermans della Israel Cycling Academy, un'altra presenza importante in questo gruppo, e qui ormai sembra essere proprio la Jeux Desert, la Mondiale, a prendere in mano le redini della situazione. Hubert Dupont a fare l'andatura, alle sue spalle Michael Scherel, poi abbiamo visto tra gli altri anche Clément Chevrier, abbiamo visto Quentin Jarregui e logicamente gli altri corridori lasciano fare, gli altri atleti lasciano fare, anche perché appunto la formazione francese, la formazione World Tour della Jeux Desert La Mondiale è in netta superiorità numerica. Matteo Busato che guida la Villiers Triestina Selle Italia, un'altra formazione italiana particolarmente attesa, chiude questo gruppetto, quindi vediamo Brambilla, vediamo Moser alle sue spalle e c'è proprio ora Michel Scherel. Sta facendo l'andatura, il cambio con il compagno di squadra Clément Chevrier, a Jeux Desert La Mondiale, che sta onorando la propria partecipazione appunto al Trofeo L'Aigueglia. Staremo a vedere chi sarà, quale sarà l'atleta, potrebbe essere Hubert Dupont il corridore che tenterà la soluzione di forza nel finale, però sembra aver superato quel momento di crisi Sylvain Dillet, che in precedenza aveva perso contatto con il gruppetto di testa ed è stato abile a rientrare con Finetto, con Bo, con Bagioli e con Busato. 16 corridori al comando, 13 chilometri al termine, ancora con Clément Chevrier a fare l'andatura per evitare attacchi in queste fasi di corsa. Vediamo anche Roland Thalmann, altro atleta svizzero in maglia giallo-nera del team Vorarlberger, lì nelle prime posizioni. Abbiamo parlato in precedenza di come è nato il Trofeo L'Aigueglia, appunto la prima edizione nel 1964 fu vinta da Neri, poi fu il turno di Marino Vigna, il campione olimpico di Roma 1960, campione olimpico su pista, a seguire Bailetti, Bitossi, Dancelli, nomi importantissimi per quanto riguarda la storia del ciclismo, non può certo mancare Eddy Merckx e poi Martens, Knudsen, De Vlaeminck, Saronni, fino ad arrivare poi a quella che è la storia recente, abbiamo detto la bella affermazione di Fabio Felline nella passata stagione, ma scorrendo a ritroso l'albo d'oro del Trofeo L'Aigueglia troviamo anche i nomi di Cimolai, di Filippo Pozzato e poi altri nomi importanti. Pozzato tra l'altro è il plurivincitore con tre affermazioni, poi Michele Bartoli, Savoldelli, Mirko Celestino che vinse sulle strade di casa, Johan Museo, insomma la storia del ciclismo è passata in questa località. Ogni anno il Trofeo L'Aigueglia ci ha regalato grandi vincitori, ogni anno il Trofeo L'Aigueglia ha regalato ai tantissimi sportivi, perché non dimentichiamo che anche in questo 2018 il pubblico è stato veramente molto molto numeroso ai bordi delle strade, fin dal primo mattino ad assistere a quelle che sono state le operazioni preliminari, il foglio firma, la presentazione delle 22 squadre. Questo significa che il Trofeo L'Aigueglia ha un posto privilegiato, diciamo, in quelle che sono le preferenze dei tanti appassionati. Vuoi perché è all'inizio della stagione, c'è voglia di ciclismo, vuoi perché questo splendido scenario non si trova in tutte le corse. Insomma, ancora una volta il Trofeo L'Aigueglia ha aperto nel migliore dei modi la stagione italiana. Staremo a vedere cosa accadrà appunto in questi ultimi chilometri. Ben Hermans sembra lasciarsi sfilare, intanto continuano i portacolori della Jeux Desert La Mondiale
ad imporre la propria legge, e a questo punto potremmo dire che sono loro i favoriti assoluti in questa prova. Particolarmente rappresentata nel gruppetto di testa è anche l'Androni Giocattoli Sidermec, la formazione di Gianni Savio, la formazione che nella passata stagione ha conquistato la Coppa, la Ciclismo Cup, campionato italiano a squadre, precedendo la Nippo Vini Fantini e la Villera Trestina Selle Italia. Staremo a vedere come si comporteranno in questi ultimi chilometri Fausto Masnada e Francesco Gavazzi, che sono gli ultimi due atleti rimasti dell'Androni Giocattoli Sidermec in questo gruppetto. Intanto si è recato l'ammiraglia il belga Ben Hermans, che difende i colori della Israel Cycling Academy, formazione tra l'altro che quest'anno parteciperà al Giro d'Italia, quindi un'altra formazione alla quale guardare con particolare interesse. I corridori stanno per imboccare in questo istante, per la quarta ed ultima volta, l'ascesa che Elia porterà con la Micheri. Aumentano ancora l'andatura gli atleti della Jeux Desert La Mondiale. Vediamo, sta cercando di guadagnare posizioni alla sinistra del teleschermo anche il portacolori della Nippo Vini Fantini Europa Ovini Bagioli. E attenzione, perché Die ha tirato un po' il fiato e ora si sta riportando avanti a dare ancora manforte ai propri compagni di squadra. Eccoci proprio al momento della svolta a sinistra, inizia in questo istante la quarta ed ultima ascesa alla salita di Colla Micheri. Salita che vede sempre i portacolori della Jeux Desert La Mondiale, come abbiamo detto, circa 2000 metri, pendenza media dell'8,1%, pendenza massima del 13%. Vediamo in queste fasi di corsa cosa accade. È Chevrier a fare l'andatura, ci sembra leggermente in difficoltà Finetto, l'atleta che lo scorso anno si era classificato in terza posizione. Quindi c'è Andreetta ora a chiudere il gruppetto, a chiudere il gruppetto di testa, che ha perso almeno per il momento diversi elementi. Intanto Hubert Dupont, generosissimo questo corridore, uno degli atleti più esperti del gruppo, si sta mettendo a disposizione dei compagni di squadra e va a mantenere un ritmo di corsa piuttosto elevato in vista di questi ultimi 11 chilometri. Ben Hermans è il primo corridore alle spalle del treno, del trenino della Jeux Desert La Mondiale. Si alza ancora sui pedali in questo istante Hubert Dupont, bella condotta di gara tra l'altro anche di Talman, che è l'atleta svizzero in maglia giallo-nera. C'è Brambilla ora che sembra pronto ad attaccare, l'atleta della nazionale italiana, nazionale italiana che è diretta in questa occasione da Marino Amadore. Intanto sta faticando Andreetta, sta faticando anche il campione d'Europa della crono under 23 Asgren, che rimane agganciato alla ruota di Totò. In queste fasi di corsa il corridore della Delco lì davanti è Combo, come abbiamo detto ben piazzato Brambilla. Per quanto riguarda la nazionale italiana, siamo ormai a poco più di 10 chilometri dalla conclusione, sta faticando anche Paolo Totò. Intanto veramente generosissimo Hubert Dupont che va ancora a cercare di scremare ulteriormente il gruppetto di testa. Ora sono rimasti due i corridori della Jeux Desert La Mondiale, c'è Brambilla proprio che va ad alzarsi sui pedali, si alza sui pedali Gianluca Brambilla in queste fasi di corsa, e Moser alla sua ruota, 10 km al termine, c'è Gavazzi lì dietro, c'è ancora Combo, ora c'è anche Quentin Jaregui, è l'atleta della Jeux Desert La Mondiale, vediamo Bagioli, Busato, quindi tutti gli altri, comunque tutto quello che rimane del gruppetto di testa. E a questo punto dobbiamo smentire, dobbiamo correggere quella che era la nostra sensazione avuta in precedenza. Pensavamo che Brambilla fosse l'atleta della nazionale italiana che avrebbe scattato nelle fasi conclusive di gara, ma a questo punto la tattica è chiara, l'uomo di punta della nazionale italiana è Moreno Moser. Brambilla sta aumentando ancora l'andatura, si sta alzando
lavorando sui pedali, Moser pedala con le mani alte sul manubrio, quindi c'è Gavazzi lì dietro, c'è, come abbiamo detto, Jareghi, quindi vediamo Bagioli, si sta frazionando, ormai ridotto a poche unità il gruppetto di testa, parte Moser, parte Moreno Moser, il vincitore di questa prova nel 2012, va ad allungare e questo è uno scatto che fa male, attenzione, c'è Bagioli che sembra avere la forza di riportarsi su Moreno Moser, ecco proprio il momento dell'allungo, pensavamo che sarebbe stato Brambilla il corridore della nazionale italiana, invece Brambilla ha pilotato perfettamente questo attacco di Moreno Moser, che ha attaccato, si è voltato un istante per controllare la situazione alle proprie spalle, abbiamo visto in precedenza Nicola Bagioli tentare di andare a chiudere, intanto un rapporto abbastanza agile per Moreno Moser, questo corridore del 1990 che, come abbiamo detto, aveva già vinto il trofeo Laigueglia nel 2012, Moser è nato il giorno di Natale tra l'altro, il 25 dicembre e in quell'occasione quell'occasione l'ha fatto diventare il vincitore più giovane della storia del trofeo Laigueglia, allora aveva poco più di 21 anni. Intanto bravo Bagioli che sembra aver perso il momento dell'attacco di Moser, si era portato in prima posizione dal gruppo, ora forse è troppo tardi, ha mancato l'aggancio, ha mancato quelle due pedalate che erano necessarie per rimanere aggrappato alla ruota di un Moreno Moser veramente scatenato, a 8 km e mezzo dal termine, mani alte sul manubrio, Moser che gareggia normalmente per la Stana Pro Team ma è al via del trofeo Laigueglia con la maglia della nazionale italiana, questo bel progetto voluto dal commissario tecnico Davide Cassani che vede appunto la rappresentativa nazionale partecipare a diverse gare, alle gare italiane, nazionale italiana che affianca corridori di grande esperienza come in questo caso avevamo Moser, Brambilla e Bonifazio, a dei giovani, è anche un modo per incoraggiare l'attività, è anche un modo per dare la possibilità ad alcuni giovani, intanto Moser va a scollinare in prima posizione all'ultimo Gran Premio della Montagna, questo gli vale anche il premio speciale dei borghi più belli d'Italia, dicevamo una bella iniziativa che dà anche la possibilità a tanti giovani di avere un primo approccio con il mondo del professionismo a fianco di professionisti consolidati e in questo caso ci sembra giusto ricordare quali sono i giovani che hanno avuto l'opportunità di partecipare a questa 55esima edizione del trofeo Laigueglia a fianco di Bonifazio, di Brambilla e di Moser, si tratta di Mattia Bais, Giacomo Garavaglia, Cesare Grodizchi e Federico Burchio. Moser inizia il tratto in discesa, sono una decina i secondi, 10-12 secondi dividono il battistrada dai più immediati inseguitori. Una bella azione, staremo a vedere cosa accadrà, per il momento c'è cautela nell'affrontare la discesa, almeno in queste fasi di corsa da parte dell'atleta in maglia azzurra, intanto il gruppo ha continuato, gruppetto alle spalle, a ridursi in termini di unità, ora sono 10 corridori rimasti alle spalle di Moser che sta affrontando le curve che lo porteranno poi sull'Aurelia e ad affrontare gli ultimi chilometri di gara. Inizia la stagione, il Mar Ligure è lì davanti ad attendere il termine del tratto in discesa, una bella azione per questo corridore che ha debuttato tra i professionisti nel 2012 ufficialmente, dopo un primo stage, eccoci infatti che la grafica prontamente ci conferma il distacco del gruppetto dei più immediati inseguitori a 10 secondi, dicevamo dopo uno stage nel 2011 il debutto ufficiale tra i professionisti nel 2012, due edizioni del Giro di Polonia, una bella edizione delle strade bianche, poi qualcosa è successo a Moser che non è mai riuscito a dimostrare quello che è stato il suo reale valore. Ora sta vivendo un po'
con la maturità, con la maturità atletica e non solo, sta affrontando con più serenità le ultime due stagioni. Ha avuto dei buoni risultati, lo ricordiamo terzo tra l'altro al campionato d'Europa nella prova a cronometro del 2016. L'ultima volta che Moser alzò le braccia al cielo era stato in occasione di una tappa al Giro d'Austria del 2015. Staremo a vedere quindi come si prospetta questa stagione 2018 per questo corridore, che sicuramente è in debito con il mondo del ciclismo rispetto a quanto lui ha dato e a quanto potenzialmente potrebbe dare o comunque potrebbe raccogliere da questo sport. Alle spalle vediamo intanto, si è assottigliato il gruppetto degli inseguitori, c'è Busato, 15 ancora Talman, abbiamo visto Combo, dovrebbe essere Gavazzi e poi Gavazzi, l'atleta dell'Androni Giocattoli Sidermec, e poi ci sembra Bagioli. Eccoci proprio con gli atleti che sono rimasti alle spalle di Moreno Moser. Moreno Moser che termina il tratto di discesa, 5 km e 700 metri alla conclusione. 5.000 e 700 metri dividono questo corridore dallo striscione d'arrivo in via Roma alla Iguaglia in vista del gran finale di questa prova d'apertura della stagione italiana, prova d'apertura della nuova edizione della Ciclismo Cup e prova d'apertura, come abbiamo detto, della Challenge Liguria. I più immediati inseguitori sono ora 21 secondi. Moser è riuscito a guadagnare terreno appunto in questo tratto di discesa e nonostante appunto il gruppetto degli inseguitori stia insistendo notevolmente alle spalle del battistrada. Talman, quindi Bagioli e il portacolori della Nippo Vini Fantini Europa Ovini, vediamo quindi con il dorsale 91 Roman Combo, Busato che era stato uno degli ultimi, Busato indubbiamente il corridore più veloce in questo gruppetto, potrebbe dare noia insieme a Gavazzi, logicamente potrebbero dar noia a Moreno Moser in caso di un arrivo a ranghi ristretti, ma 21 secondi a 5 km dalla conclusione sembrano essere veramente tanto, in considerazione anche delle caratteristiche tecniche appunto dell'atleta azzurro che è là davanti e che è scattato appunto lungo l'ultima ascesa di Colla Micheri. 4 km e 800 metri, una bella pedalata ancora molto molto composta quella di Moreno Moser, che come abbiamo detto aveva già trionfato in un'edizione del trofeo La Iguaglia, era quella del 2012, proprio al suo primo anno tra i professionisti, prime stagioni nel mondo del professionismo che avevano visto proprio Moreno conquistare affermazioni importanti, lo ricordiamo anche vincitore di un'edizione del Gran Premio di Francoforte, in quell'occasione si impose su Miguel Angel Rubiano e su Matteo Montaguti. Ora è qui davanti a poco più di 4 km dal termine che potrebbe andare a bissare il successo appunto ottenuto 6 anni fa, in quel caso diventerebbe il settimo atleta a conquistare un bis nel trofeo La Iguaglia. Sarebbe tra l'altro in ottima compagnia in considerazione del fatto che tra i vincitori di due edizioni figurano anche personaggi del calibro come Eddy Merckx, come Pierino Gavazzi, come Franco Bitossi, come Michele Dancelli o Rolf Sorensen, insomma un club d'élite che potrebbe tra 3 km e 900 metri vedere anche Moreno Moser. Un solo corridore riuscito a conquistare tre edizioni è stato Filippo Pozzato, vincitore nel 2003, nel 2004 e poi l'anno successivo di quell'affermazione di Moreno Moser, ossia nel 2013. Però attenzione, abbiamo intravisto alle spalle del gruppetto dei 5 più immediati inseguitori, guidato in questo istante da Talman, un altro gruppetto di atleti guadagnare terreno, quindi potrebbero rimescolarsi le carte. Alle spalle di Moser, a 3 km e 400 metri, l'ultimo aggiornamento della situazione che avevamo avuto ci dava questo gruppetto a 21 secondi, qualora ci fossero degli elementi interessanti
la leadership di Moser potrebbe anche essere in pericolo, però non ci sembra grande, non ci sembra esserci grande accordo tra i corridori all'inseguimento del battistrada. Abbiamo visto Asgren nel gruppetto, l'abbiamo riconosciuto, ci è sembrato di vedere in precedenza anche Ben Hermans. Attendiamo intanto di vedere quali saranno gli altri atleti che riusciranno ad agganciare, se riusciranno ad agganciare questo gruppetto. Insomma, 40 secondi intanto, 40 secondi l'aggiornamento della situazione. Sta volando Moreno Moser letteralmente in questi ultimi chilometri, eccolo un bel primo piano che ci viene proposto dai nostri operatori in moto. Intanto la sparata di Asgren, la sparata di un passista molto molto forte come Asgren in queste fasi di corsa. Járegui, quindi vediamo Masnada, c'è Paolo Totò, insomma stanno diventando 10 corridori alle spalle di Moser. Comunque 40 secondi a questo punto sembrano essere un po' troppo, si aggancia anche Ben Hermans, eccolo in maglia bianco-azzurra della Israel Cycling Academy. Sta per rinfoltirsi questo gruppetto, ma là davanti Moreno Moser si sta letteralmente involando verso una nuova affermazione. Eccolo, viene anche aggiornato sul proprio vantaggio, bocca spalancata, sta cercando questo successo, come abbiamo detto un successo che manca da troppo tempo nel palmarès del portacolori della Astana Pro Team, ma in gara con questa bellissima maglia azzurra, un successo che manca dal 2015, 2 chilometri, 200 metri al termine, 43 secondi, la Iguegli è lì davanti, tra qualche istante la strada inizierà a scendere, ci sta provando Asgren ora a forzare l'andatura, forse un po' troppo tardi, è un corridore molto forte sul passo, ma sul passo è fortissimo anche Moreno Moser. Abbiamo visto Francesco Gavazzi chiudere, c'è questa galleria che è un po' il simbolo della fatica finale del trofeo La Iguegli, abbassa le mani, posizione più aerodinamica, la bocca spalancata, ma è la bella azione, La Iguegli è proprio lì davanti, l'isola a fare bella mostra sulla... proprio davanti al territorio di La Iguegli ad accompagnare le ultime pedalate di questo corridore nato nel giorno di Natale del 1990. Verso una nuova affermazione, staremo a vedere l'ulteriore aggiornamenti della situazione cronometrica. Ora inizia a voltarsi, si sgranchisce le spalle, ancora mani alte sul manubrio, 43 secondi l'ultimo aggiornamento cronometrico per quanto riguarda il ritardo del drappello dei più immediati inseguitori. E insomma stiamo vivendo 48 secondi, eccoci con l'aggiornamento, siamo ormai a meno di 2 chilometri dal termine e vediamo anche che a questo punto sta mancando un po' l'accordo, sono i portacolori dell'Androni Giocattoli Sidermec, Gavazzi e Masnada, nello specifico è Masnada a dare il proprio impulso a questa azione, il danese Asgren prova a rilanciare l'andatura, quindi arriva Tillman con il dorsale 197, ecco Gavazzi, ecco Hermans, ecco Bagioli, ecco Combo, quindi anche Paolo Totò, l'atleta che difende i colori della San Gemini MG Kavis Vega, e Busato che chiude, ma sono mille metri che dividono Moreno Moser dal trionfo, da questa affermazione al termine di una giornata che sembrava vedere i portacolori della Jeux des Herts la Mondiali dominatori assoluti, con un attacco, con una grande prova di forza. Moreno Moser ha continuato a guadagnare secondi su secondi. In queste fasi di gara Moser sta pedalando soprattutto con il cuore, ha cercato questa affermazione, l'ha voluta, potrebbe rappresentare finalmente il punto di svolta, lo sblocco per questo corridore che ora in solitudine può godersi le ultime centinaia di metri. Come abbiamo detto, non vinceva dal 2015, sorride e ha ben più di un motivo per sorridere l'atleta trentino. Intanto un chilometro alla conclusione anche per il gruppetto dei più immediati inseguitori, un pubblico veramente incredibile e può godersi questi ultimi 200 metri di grande soddisfazione, di grande gioia. Si volta, alle sue spalle non c'è nessuno, chiede l'applauso Moreno Moser dopo la bella affermazione
nel 2012 va ad imporsi alla maniera forte nel trofeo La Iguella. Una grande affermazione, 39.174 km orari la media, e questo urlo liberatorio, un urlo liberatorio che Moreno Moser aspettava appunto dal 2015, va a sancire la sua affermazione. Vediamo cosa accade intanto alle sue spalle, con Masnada che sta facendo l'andatura, c'è Talman, si sta lottando per la seconda posizione, Asgreen è in maglia blu, sembra uscire proprio in questo istante, va ad affiancare Ben Hermans, eccoci con Francesco Gavazzi, c'è Totò a centrostrada, c'è proprio Asgreen, c'è Bagioli, lo sprint per la seconda posizione che va a premiare Paolo Totò, che si classifica al secondo posto, mentre c'è il photo finish per quanto riguarda la terza posizione tra Bagioli, Gavazzi e Busato, per quanto riguarda appunto il terzo posto. Netta seconda posizione per Paolo Totò della San Gemini MGK Vis, Totò che c'è stato confermato appunto al secondo posto, ma il grande vincitore, il grande dominatore di questa giornata è proprio Moreno Moser, in maglia della Nazionale Azzurra, apre nel migliore dei modi questo 2018 e la Ciclismo Cup, la Challenge Liguria si apre sicuramente nel migliore dei modi. Dopo Fabio Felline un anno fa, ancora un corridore della Nazionale Italiana. Intanto vediamo proprio in questo istante la riproposizione dello sprint per la seconda posizione che premia Totò davanti a Busato, e andiamo quindi a sentire il vincitore di questa 55esima edizione del trofeo La Iguella, Moreno Moser, dopo la vittoria nel 2012. Ma sì, è stata una soddisfazione enorme, qui ho vinto la mia prima corsa professionista e quel giorno ho capito insomma di poter essere un corridore professionista. Ultimamente ho cominciato a perdere un po' la speranza dopo quanti anni? 6 anni che non vincevo, che non alzavo le mani. E niente, oggi è stata una liberazione e una soddisfazione enorme. Una soddisfazione enorme, quindi Moreno Moser si impone nel trofeo La Iguella davanti a Paolo Totò, Matteo Busato, Nicola Bagioli, Francesco Gavazzi, a seguire Asgreen, Combo, Talman, Hermans e Masnada. C'è tanta Italia, c'è tanto tricolore appunto nell'ordine d'arrivo di questa bella edizione del trofeo La Iguella. Trofeo La Iguella che ha aperto, come abbiamo detto, la Ciclismo Cup 2018, Ciclismo Cup che proseguirà poi con la seconda prova, il Gran Premio Industria Artigianato di Larciano, che sarà proposto in diretta sempre sulle piattaforme della PMG Sport. Dicevamo, sarà la seconda prova della Ciclismo Cup, ma tutti gli onori ora e tutti gli applausi sono per lui. Ha detto: è stata una liberazione. Questa è l'impressione che tutti gli sportivi hanno avuto. Moreno Moser, che appunto dopo quella bella vittoria nel 2012 va così ancora sul gradino più alto del podio. Le autorità del comune di La Iguella, della regione Liguria, vanno a premiare i primi 3 classificati, un grande podio con Totò in seconda posizione e Busato al terzo posto. Logicamente Moser è anche il leader della classifica della Challenge Liguria, come abbiamo detto, questa speciale classifica che terrà conto dei piazzamenti degli atleti nelle 2 gare organizzate in regione. La seconda ed ultima prova sarà rappresentata dal Giro dell'Appennino in programma il prossimo 22 aprile. La folla delle grandi occasioni e poi il brindisi finale in Piazza Marconi alla Iguella a suggellare questo importante appuntamento. Gli highlights della 55esima edizione del Trofeo La Iguella, 141 i corridori al via in una giornata primaverile. La gara, dopo una lunga azione che ha visto come protagonisti 3 corridori, Julien Elfares, quindi Francesco Bettini e il danese Floten, entra nel vivo nelle sue fasi finali. A poco più di a circa 10 km dalla conclusione, l'attacco di Moreno Moser, l'atleta della Nazionale Italiana che si era imposto in questa prova nel 2012, conquistò, come abbiamo ricordato, la sua prima affermazione da professionista proprio al Trofeo La Iguella, perfettamente pilotato da Gianluca Brambilla, l'altro atleta della Nazionale Italiana che faceva parte del
bel gruppetto di testa. Moreno Moser è scollinato ai 165 metri di altitudine di Colla Micheri con una dozzina di secondi di vantaggio nei confronti di un gruppetto di più immediati inseguitori. Nel finale l'atleta in maglia della nazionale azzurra, che normalmente difende i colori dell'Astana Pro Team, ha continuato a guadagnare secondi su secondi nei confronti prima di un drappello di 5 unità che vede in queste fasi di corsa Gavazzi fare l'andatura. Gli ultimi chilometri sono stati una passerella per Moreno Moser, che comunque ha affrontato con grande determinazione le ultime fasi di gara, andando ad incrementare sempre di più il proprio vantaggio. 21 secondi, 41 secondi, 43 secondi, 48 secondi addirittura negli ultimi chilometri di gara nei confronti di un gruppetto di più di 10 più immediati inseguitori. E poi il trionfo, un trionfo che Moreno Moser si è goduto in perfetta solitudine, un trionfo nel centro di Laigueglia che ha visto migliaia di appassionati assistere appunto alle ultime fasi di questa corsa. Vince per la seconda volta in carriera il trofeo Laigueglia Moreno Moser. Alle sue spalle, dopo 43 secondi, arriva il gruppetto degli inseguitori per la seconda posizione, regolato da Paolo Totò su Matteo Busato, Nicola Bagioli e al quinto posto Francesco Gavazzi. La bella immagine, la bella riproposizione dello sprint, dell'arrivo di Moreno Moser, che si aggiudica la prova d'apertura della Ciclismo Cup 2018. Va così in archivio questa edizione numero 55 della classica per antonomasia di apertura del calendario italiano, il trofeo Laigueglia, in quella che è stata una giornata destinata ad essere ricordata a lungo dai tanti appassionati di Laigueglia, dai tanti appassionati di ciclismo, che ancora una volta, grazie all'impegno della PMG Sport, potranno vivere con tante differite, con tante dirette, gli appuntamenti più importanti del ciclismo italiano. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è per la seconda prova della Ciclismo Cup 2018 con il Gran Premio Industria Artigianato di Larciano il prossimo 4 marzo. Buon proseguimento di serata a tutti.